Pulsi, pulsi, pulsi in alto. Una foto qui. Abbiamo raccolto questa sollecitazione, questo invito a collaborare con la Regione Umbria e con l'azienda dei trasporti Umbra molto volentieri, perché in fondo si inquadra in una strategia più complessiva che il gruppo Ferrovie dello Stato sta portando avanti per integrare nella rete nazionale tratte oggi regionali che però sono funzionali ad una offerta diversificata sia in termini di servizi ma anche in termini di utilizzazione dell'infrastruttura stessa. Quindi noi stiamo parlando di una linea ferroviaria che attraversa longitudinalmente la regione e collega due centri, poi due capoluoghi di provincia di questa regione, Perugia e Terni, in modo diretto. Sono già collegati dalla rete ferroviaria italiana. Però il tratto di collegamento è molto più diretto, molto più breve, poi con le antenne che possiede collega anche altre località oggi non servite da rete. Abbiamo sottoscritto già un accordo, come lo sapete, a giugno dell'anno scorso per fornire un servizio di ingegneria funzionale alla riattivazione della linea e alla rimozione delle criticità dell'armamento ferroviario. I lavori sono in corso, adesso per quanto è possibile vedere oggi vedremo qualcosa. E comunque il cantiere ha iniziato concretamente a lavorare a novembre, sono stati già demoliti 18 km di vecchio binario, ne sono già stati ricostruiti 6 e il programma di completamento di questa prima tratta è previsto per la primavera, per aprile sostanzialmente. Finita questo primo lotto, aggrediremo il secondo lotto perché mi sembra di ricordare che noi avevamo previsto tre blocchi con questo finanziamento da 51 milioni. Anticipando qualcosa che potremo dire anche dopo, è evidente che l'obiettivo, come anche qualche già detto dalla Presidente Marini, è quello su questa linea non soltanto ripristinare delle condizioni preesistenti ma potenziarla. Quindi renderla, adeguarla sicuramente agli standard di sicurezza che la rete ferroviaria nazionale ha già raggiunto, che la pone ai massimi vertici di sicurezza europei, ma anche in termini di prestazione, perché come ho detto prima il collegamento diretto che questa linea ferroviaria realizza tra Terni e Perugia potrà consentire in prospettiva anche dei risparmi dei tempi di percorrenza tra le due città rispetto ai tempi che oggi vengono garantiti dal passaggio transito da Foligno. Quindi i tempi si potranno ridurre nei tempi di percorrenza saranno funzionali anche al tipo di investimenti che si andranno a fare, però insomma, saranno miglioramenti dell'ordine di 10 minuti che non sono pochi perché si scenderà sotto l'ora e oltretutto a tutto vantaggio poi della prosecuzione magari anche verso la capitale, verso Roma. SFCU ha delle aspettative assolutamente importanti per tutti quanti noi, anche ovviamente per la regione dell'Umbria e direi anche per RFI. Sull'accordo magari ci andiamo dopo, però dico velocemente che questo accordo è un accordo preliminare che sostanzialmente viene firmato dalla Regione dell'Umbria, da RFI e dall'azienda Umbria Mobilità, è un accordo di accompagnamento al trasferimento della concessione, quindi diciamo che è un accordo che durerà circa 5-6 mesi e che accompagnerà tutta una serie di procedure di carattere amministrativo che porteranno quindi al trasferimento della concessione. Ovviamente le procedure amministrative non sono semplici e quindi necessiterà un tempo che noi abbiamo ipotizzato essere in 6 mesi, speriamo forse anche di meno. Noi ringraziamo RFI per l'impegno
che sta approfondendo nei confronti di questa infrastruttura per noi storica, assolutamente importante per l'Umbria e per tutte le comunità, ovviamente per tutte le città che tocca e per tutta la comunità, per tutta la comunità umbra. Peccato che il tempo è stato inclemente stamattina e piove così forte e non possiamo fare, diciamo, andare a vedere direttamente i lavori che li vedremo però un po', che, poi che cosa vedremo. E quindi lascio la parola al dottor Volevo una cosa che ci tengo, prima che poi andiamo a fare il sopralluogo dei lavori, di ringraziare il gruppo Ferrovie dello Stato e in questo caso Rete Ferroviaria Italiana in modo particolare, e ringrazio, diciamo, la delegazione al gran completo, cominciando dal dottor Gentile. Per noi questo è un tassello importante, la realizzazione dei lavori, ma contemporaneamente l'organizzazione finale riguardante l'utilizzo pieno della norma che il governo ha fatto per la concessione di ferrovie di carattere regionale, come era e come è fino ad oggi Ferrovia Centrale Umbra, al sistema nazionale ferroviario. Quindi, se da un lato è molto importante fare il punto sullo stato dei lavori e il completamento della linea, altrettanto significativo è gli accordi che noi facciamo, che ci permetteranno di tenere interamente tutto il sistema di FCU unitamente a quello che già oggi è di Rete Ferroviaria Italiana e utilizzato da Trenitalia, per l'intero territorio regionale in mano ad un unico soggetto che gestisce contemporaneamente l'infrastruttura e, in accordo con la regione, gestisce anche il servizio. Su questo il significato per noi è il salto di qualità complessiva dei servizi che vogliamo ipotizzare per il futuro. Quindi non c'è un semplice investimento per ripristinare la linea danneggiata, ovviamente anche questo, ma c'è una visione anche strategica sui servizi e sul potenziamento dell'utilizzo di questa ferrovia. Non avrebbe senso tutta questa operazione se noi tornassimo solo ai servizi del passato. Questo è un presupposto per immaginare un utilizzo più ampio e completo in una forma integrata. Alcuni dei giornalisti si ricordano che l'Umbria dagli anni 80 e 90 discuteva sulla necessità di una rete integrata del sistema ferroviario. Questa modalità, con il più qualificato soggetto italiano, che è Ferrovie dello Stato, Rete Ferroviaria, Trenitalia, ci permetterà per la prima volta di fare anche un ragionamento serio sull'utilizzo pieno della rete per i servizi, sia di carattere regionale soprattutto e di reale mobilità alternativa, sia anche di interesse nazionale, potenziandoli in modo particolare sulla parte di vocazione turistica e quindi anche potendo cominciare a ragionare di sperimentare dei servizi innovativi sul weekend, sui grandi eventi culturali della regione, sulle manifestazioni e quant'altro. Aggiungo che stiamo lavorando anche all'integrazione delle risorse finanziarie, che riguardano tutti perché non lo sa nessuno, e quindi potremmo anche permettere di fare un'operazione complessiva sulla rete come ipotizzata e programmata. Quindi, accanto ai 51 milioni e ai 63 complessivi, che tenendo conto di tecnologie e altre, è ipotizzabile anche un ulteriore stralcio di finanziamento che successivamente presenteremo.